Ascoltate, ragazzi. Sto per affidare ad ogni singolo gruppo una differente epoca storica su cui fare ricerca. E la domanda è: quale impatto ha avuto la tua era sul mondo moderno? Ecco, Sara, con il tuo gruppo ti occuperai degli antichi greci. Ravi, voi dei romani. E al gruppo di Danny tocca... sì, io ho una piccola sfida per voi. Dovete analizzare il Medioevo, che qualcuno chiama anche i secoli bui. Che noia! Vediamo come ve la cavate. Va bene, prof. Andiamo. Allora, ci rivediamo qui quando avrete finito. È lui il bibliotecario? Penso di sì. Dobbiamo capire come i secoli bui hanno influito sulla nostra Aspetta. Vita. Scusi. Scusi se la disturbiamo. Che cosa volete? Vorremmo scoprire che impatto hanno avuto i secoli bui sul mondo moderno. A nessun periodo storico è mai stato dato un nome peggiore. Non toccare. È preziosissimo. E suppongo che qualcuno vi abbia riempito la testa con le solite sciocchezze. Un migliaio di anni sprecati. Un buco nero nella storia, è vero? Sì, più o meno. È sempre la stessa storia. Si presume che fosse tutto fango, morte e distruzione, con orde di barbari intenti a distruggere il buono delle precedenti civiltà, bruciando e depredando ovunque andassero. Possibile che niente di valore venisse inventato? Oh, no, 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 andatevene. E lasciatemi in pace. Ci scusi per il disturbo. Andiamo, sentite, non ne vale la pena. Lo sanno tutti che sono stati i greci e romani a inventare questa storia. Ah, sono stati loro allora. E siete proprio sicuri che sia così? Sapete, potrei avere qualcosa per voi. Sembrate in grado di capire. Suppongo che potrei... Seguitemi. Ho proprio il libro per voi. Non lo so. Chiediglielo. Scusi, dove stiamo andando? Dal buio alla luce, mio giovane amico. Dall'oceano alla terraferma. Ci sono cose che dovreste sapere. Oh sì, davvero. Sì, davvero. Vediamo, so che l'ho lasciato qui da qualche parte. Ah! Eccolo! Adesso... Guardate qui. Se avete coraggio. Che sta succedendo? Benvenuti nel periodo oscuro, o come dovrebbe essere ricordato, il periodo aureo. Chi sei tu? Io sono Al-Jazar, ingegnere e ingegnoso inventore. Credevo avessi detto nel periodo oscuro. Non sembra affatto così... scuro. Questo succede perché è una questione di prospettive, amico mio, che a breve sarai illuminato. C'erano parti del mondo che non erano affatto buie e una civiltà che si espandeva dalla Spagna alla Cina. I raggi dorati dell'invenzione e della scoperta brillavano sopra ogni cosa. Quale civiltà era? La civiltà musulmana, mio giovane amico. Attraverso allievi e scienziati di diverse fedi, alcune delle più importanti scoperte furono fatte in questo periodo. Scoperte che attingevano alle conoscenze degli antichi, ma che hanno più collegamenti con il vostro mondo moderno di quanto voi immaginiate. Come cosa? Beh,
qualsiasi cosa. Devo fare una foto di questo. Sapevo che era una buona idea. E tu chi saresti? Permettetemi di presentarvi Ibn al-Haytham, un grande scienziato che ha permesso l'invenzione della macchina fotografica. Tu hai inventato la fotocamera? Io ho gettato le basi per le moderne fotocamere, spiegando come i nostri occhi funzionano. Ho trovato un modo di proiettare un'immagine su una superficie attraverso un piccolo foro in una stanza buia, in seguito chiamata camera obscura. Pensate a tutte le cose derivate da questa scoperta. Fotocamere, cinema, condividono lo stesso principio. Forte. Attenti là sotto! Chi è quello? Lui è il mio buon amico Abbas Ibn Firnas, che fissava i cieli convinto appassionatamente che l'uomo potesse volare. Wow! In verità, osò sognare di volare 1000 anni prima di quando lo fecero i fratelli Wright. Voi date così per scontate le vostre vacanze in aereo che mi sembra giusto ricordare Abbas Ibn Firnas. State indietro! Sono pronto per il decollo! Però si è dimenticato una cosa, una coda utile per atterrare. La mia schiena! C'è un dottore in questa casa! Qualcuno mi ha chiamato? Ah, mio vecchio amico, perché non ti presenti ai miei giovani ospiti? Io sono Abdul Qassim al-Zahrawi. Molti mi chiamano il padre della chirurgia. Ma facevate della chirurgia a quei tempi? Certo che sì. In realtà molti degli strumenti chirurgici da me inventati sono ancora usati nei vostri ospedali moderni. Scusate, un paziente necessita delle mie cure. Bisturi! Penso di aver bisogno anche dei punti! In questo caso userò budella di gatto. Budella di gatto? Dal budello degli animali. Perfetto per suturare le ferite interne. I vostri chirurghi ancora oggi lo usano. Scusate, devo correre. Chi è lei? Lei è Mariam al-Astrolabi, una delle tante brillanti donne del suo tempo. Lei faceva sofisticati astrolabi. Astro che? Astrolabi. Indicano il cielo e le stelle su un piccolo cerchio da tenere in una mano. Pensate a loro come a strumenti per il calcolo o per segnare il tempo. Oggi avete l'orologio, la bussola, il navigatore satellitare per aiutare le persone e gli esploratori a viaggiare nel mondo. La scienza nel suo massimo splendore. E furono sviluppati tutti nel periodo aureo? Questa era solo la punta dell'iceberg. C'erano centinaia, migliaia di invenzioni che coprivano tutte le aree della vita e negli anni che seguirono la loro influenza si diffuse attraverso l'intera Europa medievale, quindi non era così buio alla fine. Lei che ci dice? Io? E lei che cosa ha inventato? Beh, non voglio sembrare presuntuoso, ma ho fatto alcuni progressi innovativi in ingegneria. Suppongo, infatti, che la mia scoperta più significativa convertì movimento rotatorio in movimento lineare usando una biella manovella che è essenziale nelle pompe e nei motori. In effetti, non ho idea di come la rivoluzione industriale sarebbe potuta avvenire centinaia di anni dopo senza un simile dispositivo, non che mi venga mai dato il credito che merito. Ma la mia più grande rivoluzione fu la meravigliosa macchina segnatempo, il mio leggendario orologio elefante. È un orologio? Sì. Tantissimi componenti raccolti da differenti culture in giro per il mondo: indiani, greci, arabi, egiziani, cinesi. Wow. Questo è un orologio delle Nazioni Unite. È veramente meraviglioso. Dice davvero che ora è? Wow, sì, naturalmente. Se non fosse stato per me,
migliaia di persone sarebbero in ritardo per sempre. A proposito di tempo, è il caso che rientriate. E ricordate, diffondete la parola. Questo era il periodo aureo e vi ho mostrato solo qualcosa di questo grandioso periodo. Ci sono innumerevoli altri scienziati e invenzioni direttamente collegati al vostro mondo moderno. Dovrete soltanto scoprirli da soli. No, aspetta! Wow! Hai... Sì. Questo incontro non è stato per niente noioso. Andiamo, arriveremo tardi. Allora, cosa abbiamo imparato? I romani, i greci, il rinascimento e la rivoluzione industriale hanno tutti una grande rilevanza per noi oggi. Dov'è il gruppo di Danny? Proprio lì, prof. Ah, il nostro intrepido gruppo Secoli Bui. Forse avete avuto maggiori difficoltà a trovare collegamenti con il mondo moderno. A dire la verità, professoressa, questo non è precisamente vero.